semaforo verde e via alla sfida tra Napoli e Roma, match valido per la 13ª giornata di Serie A. Prima gara per mister Ranieri, fresco di ritorno sulla panchina giallorossa dopo l'esonero di Juric. Attenzione alle mosse a sorpresa del tecnico romano. Cosa cambierà in casa Roma con l'arrivo di Ranieri? Pochi dubbi e prime conferme. Di fatto, difficilmente il nuovo tecnico giallorosso cambierà modulo e rivoluzionerà totalmente l'assetto difensivo. Spazio alla linea 3, con Hummels pronto a candidarsi a una maglia da titolare. Difficilmente Angelino agirà da centrale sinistro, soprattutto dopo le parole in conferenza stampa di Ranieri, il quale ha aperto al cambio ruolo per l'ex terzino del Galatasaray. Detto questo, attenzione al ballottaggio di Dybala su Le. Per il momento, infatti, difficilmente Ranieri schiererà i due argentini in campo contemporaneamente, soprattutto per una questione di equilibri. Considerando le condizioni di Dybala, non ancora al 100%, la sensazione è che sulle resti favorito sulla Hoya per una maglia da titolare. Ranieri scioglierà dubbi e riserve solamente dopo l'ultimo allenamento di rifinitura. Conferme totali per Pellegrini, nessun caso e allarme totalmente rientrato. Il capitano della Roma vestirà i panni di leader e sarà confermato titolarissimo nel possibile 3-4-2-1 di Ranieri. Non è escluso che il tecnico giallorosso possa valutare anche il passaggio al 4-3-1-2 o aprire all'idea di 3-4-3, Napoli-Roma, le probabili formazioni, sulle supera Dybala. Come accennato, le condizioni di Dybala saranno monitorate con calma nel corso dei prossimi giorni, ma Ranieri, in comune accordo con lo staff medico della Roma, proveranno a evitare rischi inutili. L'ex attaccante della Juventus, quindi, dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina per poi trovare spazio nel corso della ripresa. Soule, invece, stimatissimo dal neotecnico giallorosso, affiancherà Pellegrini sulla tre quarti. Tuttavia, non sono esclusi possibili colpi di scena, con Dybala pronto a convincere Ranieri a puntare subito su di lui e ribaltare le gerarchie con Soule. Sono attese novità nelle prossime ore. Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Roma. Napoli, 4-3-3, Meret, Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Oliveira, McTominay, Lobotka, Anghisa, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Roma, 3-4-2-1, Svilar, Mancini, Hummels, Dika, El Shaarawy, Coe, Cristante, Angelino, Pellegrini, Sule, Dybala, Dovbyk.